Di nuovo ben trovati da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla console e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. È il momento delle notizie dal mondo della Chiesa. Si è chiuso ieri a Castel Gandolfo l'incontro fra i 220 membri di varie religioni provenienti da 31 nazioni, organizzato dal Movimento dei Focolari in occasione del sesto anniversario della morte di Chiara Lubich. Dopo 40 anni di incontri bilaterali, un forum mette insieme le varie religioni per costruire ponti di cooperazione e convivenza pacifica. Ci sono stati gli interventi dei membri delle varie religioni. I buddhisti hanno condiviso il loro cammino con i cristiani, sottolineando i concetti chiave di misericordia, spogliamento totale di sé, del morire a se stessi per amare pienamente l'altro e per essere davvero misericordiosi, e il concetto di vivere pienamente il presente. Chi è impegnato nel dialogo induista cristiano ha invece sottolineato come il dialogo abbia preso in quei contesti la forma di un impegno sociale comune per i più poveri e per i fuori casta, con molte attività comuni, soprattutto nell'ambito educativo. In Corea gli abitanti di Jeju scrivono al Papa: «Vieni da noi, aiuta la pace». Dal 2007 la popolazione dell'isola meridionale sudcoreana combatte con il governo per fermare la costruzione di una base militare. Vista come un nemico della pace, è ritenuta dall'esecutivo fondamentale per la sicurezza nazionale. Una campagna di lettere è partita via internet per chiedere al pontefice di inserire anche questo luogo nella sua visita di agosto. Monsignor Pietro Kang-woo Il, presidente della Conferenza Episcopale Vescovo di Jeju, parla di acclamazione dei poveri. Sacrificio, preghiera, misericordia. E esercitando queste pratiche, spiegano i vescovi cattolici del Bangladesh, che durante la Quaresima possiamo purificarci per diventare santi. La Conferenza Episcopale del Paese ha diffuso la lettera pastorale per la Quaresima, il cui tema è «Il frutto della fede è servire con amore». Il documento è stato pubblicato sul Pratibesci, settimanale della Chiesa Cattolica locale. Si svolge da lunedì 24 a mercoledì 26 marzo il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, aperto dalla prolusione del Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI, all'ordine del giorno, alla preparazione dell'Assemblea Generale del prossimo maggio, nonché l'esame delle proposte di emendamenti dello Statuto e del Regolamento della CEI, formulate sulla base del confronto maturato nelle conferenze episcopali regionali in seguito alle indicazioni del Papa, e quanto si legge in una nota dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della stessa CEI. Il Consiglio Permanente è inoltre chiamato ad approvare due note pastorali. La prima, sulla scuola cattolica in Italia, curata dalla Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la scuola e l'università. La seconda, della Commissione Episcopale per il Clero e la Vita Consacrata, dedicata all'Ordo Virginum nella Chiesa italiana. Nel corso dei lavori è prevista anche la presentazione del documento conclusivo della 47esima settimana sociale dei cattolici italiani, previsto anche un aggiornamento sulla preparazione al convegno ecclesiale nazionale che si svolgerà a Firenze nel 2015. È necessario incentivare i consumi senza ritornare nella logica perversa del consumismo che divora il consumatore, e sostenere in modo incisivo chi crea lavoro e occupazione semplificando le inutili e dannose burocrazie.
sono i due binari virtuosi necessari per rilanciare l'economia indicati dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della CEI, nella messa celebrata mercoledì pomeriggio nella chiesa cattedrale di San Lorenzo per la solennità di San Giuseppe, patrono dei lavoratori. Nella chiesa, nell'arcidiocesi di Pescara Penne, la messa crismale si terrà il mercoledì santo, il prossimo 16 aprile alle ore 18.30 nel palazzetto dello sport Giovanni Paolo II in Viale Aldo Moro a Pescara. Grande sottolineatura da parte del Vescovo per la presenza dei cresimandi di quest'anno. Sempre l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, raccomanda che in occasione delle cresime, in occasione delle quali appunto si chiede da sempre un'offerta per le necessità dell'arcidiocesi, si abbia cura di dire non che le offerte vanno al vescovo, anche anzitutto perché non risponde a verità e perché passa un messaggio sbagliato, quasi che si debba pagare il celebrante, ma che quelle offerte invece vengono destinate alle necessità dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Sarà celebrata il prossimo 24 marzo la giornata missionaria per i missionari martiri. Dalle 17 del 28 alle 17 del 29, questa è l'indicazione data dal Vaticano, ma nella forania ci saranno, nelle varie foranie ci saranno sacerdoti disponibili per le confessioni. Nella nostra arcidiocesi di Pescara Penne in modo particolare questo accadrà il sabato che precede la quarta domenica di Quaresima, quindi sabato prossimo. Domenica 6 aprile alle ore 18.30 presso l'abbazia di San Clemente a Casauria, in Castiglione a Casauria, sarà ordinato diacono mediante l'imposizione delle mani e la preghiera d'ordinazione di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo metropolita di Pescara Penne, Luigi Marrone. Dunque ripetiamo l'appuntamento previsto per domenica 6 aprile alle 18.30 presso l'abbazia di San Clemente a Casauria, in Castiglione a Casauria. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento con l'informazione. In chiusura vi ricordiamo che la nostra emittente Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, trasmette sugli 87 e 6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. La radio ha bisogno del sostegno di tutti. Potete dunque inviare le vostre offerte sul conto corrente postale 16126658. Ripetiamo, 16126658, intestato a Curia Arcivescovile di Pescara Penne, Piazza Spirito Santo 5, 65 121 Pescara, specificando nella causale Radio Speranza. E con questo è davvero tutto. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci.